Caro diario, sono Chiara, ho 21 anni e ho deciso di iniziare a scriverti. Ho conosciuto un ragazzo fantastico, si chiama Marco, è molto simpatico, mi scrive tutti i giorni. Oddio. Molto spesso sono anch'io a scrivergli. Secondo me gli piaccio. Sì che gli piaccio. Sento già che mi ama. Marco e io ci siamo messi insieme. Mi ha portato a cena fuori. Fino ad ora nessuno l'aveva mai fatto per me. Eh sì, ci tiene a me. Mi ama. Sono passati già 2 mesi ed è tutto bellissimo. Sono andata a vivere con lui. Certo, in questo periodo ho perso un po' di vista i miei amici. Marco non vuole che li frequenti. L'ultima volta che un mio amico mi ha mandato un WhatsApp, Marco mi ha mollato un ceffone. Ma è giusto che sia così. Lo fa per me. Mi ama. Sono rimasta sola. Sola con lui. Era da un po' che non sentivo le mie amiche, per questo ieri sera le ho riviste. Ma senza avvertire Marco. E appena ho rimesso piede in casa, mi ha menato di brutto. Ma lo fa per me. In fondo, le amicizie sono solo di passaggio. L'amore resta. E lui mi ama. È passato un po' di tempo, ma le cose non sono cambiate. Da quel giorno Marco ha cominciato a picchiarmi spesso, per come mi vesto, come mi trucco, per come mi comporto. Ed io ci sto male. Lo faccio arrabbiare ed è colpa mia. Non lo rendo felice. Non riuscivo più a stare sola. Avevo bisogno delle mie amiche. Sono stata con loro tutto il giorno. Ma avevo paura. Paura di tornare a casa. Allora ho deciso di scappare da lui. Sono andata a dormire da Francesca. Il giorno dopo Marco mi ha trovato. Mi ha trascinata via e... Questa volta è esagerato. Sono in coma. I dottori dicono che ci sono poche possibilità. Ho tanta paura. Fortunatamente c'è Marco vicino a me. I miei genitori non hanno voluto avvertirli. Ci pensa lui a me. Mi protegge lui. Mi ama.